E veniamo al quarto incontro. Le conigliette si presentano, gli ultimi due concorrenti di questo faccia a faccia. E abbiamo un sorbetto fantasia, maestro! Voilà! Sorbetto fantasia! Allora, i presenti concorrenti, Alessandro Orzes contro Nicola Terlizzi. Un altro applauso che non guasta mai. Conosciamoli. Allora, Alessandro Orzes, lei è nato? A Padova. Oh, ha cominciato quando? Prestissimo, ho 14 anni. Ho 14 volato. Anni. Dove? In un bar? In un bar. E oggi? Oggi faccio il metro hotel in un ristorante di Rimini, nel centro storico. Lei ha avuto la passione per questo lavoro da sempre? Da sempre. Anche sotto, quando faceva il militare, ha fatto il cameriere di sala alla mensa ufficiali? Certo. Lei non può fare a meno di servire la gente. È la mia vita. È la sua vita. Alessandro Orzes, di Padova. Nicola Terlizzi, come dice questo cognome, Terlizzi è anche una cittadina. Sì, è in provincia di Bari. In provincia di Bari. Dunque, lei è nato a Bari 29 anni fa. Anche lei ha cominciato da bambino, no? Sì, ho cominciato a 13 anni a lavare. Però in pasticceria? A lavare le pentole in una pasticceria, esatto. Lavava amici di famiglia. Pentole in una pasticceria di suo zio. Esatto, sì, amici di famiglia anche. Poi si è iscritto a che cosa? Poi mi sono iscritto all'istituto alberghiero e ho scelto indirizzo sala, mi sono diplomato e ho cominciato a viaggiare. Ha girato il mondo e parla 5 lingue. Sì, esatto. Allora, attenzione, la vostra gara. Creare in 2 minuti un sorbetto fantasia. Quando si va a mangiare, spesso questo sorbetto serve o per concludere oppure per spezzare le varie parti del pranzo. E quindi io chiamo qui in palcoscenico Nedo Corvaroli. Buonasera. Eccoli Corvaroli, microfono sempre qui, impegnato, pronto. Come si fa il sorbetto fantasia? Questo è una fantasia appositamente, perché il sorbetto lo conosciamo, ma la fantasia che hanno scelto loro. Che hanno messo comunque ne conosciamo la base, in quanto che è fatto con sorbetto e frutte di bosco, con aggiunta di liquore. Ora sentiremo questa fantasia, poiché non c'è una ricetta. Lei dovrà assaggiare. La dovrò assaggiare. Probabilmente avrà bisogno anche del mio controllo. Ah, senz'altro. Perché lei da solo non ce la farebbe, quindi ha bisogno del mio controllo. Sicuramente. Io lo darò, glielo darò. Grazie, molto gentile, molto gentile. Allora, attenzione, sorbetto fantasia, 3, 2, 1, via, 2 minuti. Sotto lo sguardo vigile di Nedo Corvaroli abbiamo Alessandro Orzef, che ha una bella collezione di caraffe da whisky, ne ha 270. Adora la musica leggera italiana, quindi vedrà senz'altro il nostro Festival di Sanremo, e dice che la musica è importante per far mangiare la gente e farla sentire a proprio agio. È sposato con Rita, che è una parrucchiera, hanno un figlio di 2 anni e 2 mesi e si sono conosciuti in un bar. Passiamo a Nicola Terlizzi. Nicola Terlizzi ha una sua aspirazione, quella di diventare direttore di ristorazione di un grande albergo. Dice che in Italia c'è senz'altro maggiore professionalità. Ama il giardinaggio, Terlizzi, e ama lavorare con i piatti di pesce. Poteva partecipare prima all'aspiratura della sogliola. Il maître in sala, secondo Terlizzi, è una prima donna, così come lo chef lo è in cucina. Il cliente ideale, secondo Terlizzi, è il turista in vacanza. 52 secondi alla fine. Frutti di bosco, ananas, vediamo gli elementi, gli ingredienti, ma poi tutto dipende dalla bravura ovviamente dei nostri concorrenti, che sono a 26 secondi dalla fine. Poi Corvaroli avrà il gradito piacere di assaggiare questi sorbetti e giudicherà chi l'ha fatto meglio, anche se, come hanno detto i precedenti giudici, tutti sono stati bravi, e per un'inezia che un concorrente prevale, diciamo, sull'altro. 7, 6, 5, 4, 1 ha già finito. Stop! Emerito Corvaroli. Ora adesso tocca a lei. Hanno preso una responsabilità abbastanza grande, essendo una fantasia. Certo. E però hanno dimostrato veramente di essere dei grandi professionisti.
ora andremo ad assaggiare, essendo una fantasia, non essendoci una ricetta specifica, è solo assaggiandola che noi potremo dare un giudizio specifico. Corvaroli, è un giro di parole per dirmi che lei vuole subito assaggiare. Ecco, siamo qua. Alessandro Orzeff è qui pronto per offrire a lei il frutto di questo lavoro fatto in 2 minuti. Non dica niente prima, eh? No, non dica niente. Adesso assaggi. Assaggi il sorbetto preparato da Nicola Terlizzi. Non dica niente, eh? Non dica niente. C'è un altro cucchiaino, intonso, quello di Alessandro Orzeff. Io ho fatto una famosa scuola alberghiera, la famosa scuola alberghiera di Morlupo. Allora, Corvaroli, io non mi pronuncio. Io invece devo pronunciarmi. Lei deve pronunciarsi. È molto più difficoltoso. Io non mi per pronuncio me. Un po' perché non ne capisco niente e anche per vigliaccheria. Allora, attende il mio giudizio. Cioè, Corvaroli, chi si muove? Allora, tra Alessandro Orzeff e l'amico Terlizzi. Io penso di dare una piccola preferenza a Alessandro Orzeff. Alessandro Orzeff, complimenti. Terlizzi, saluto e tanti auguri a lei. Grazie, Corvaroli, ci vediamo dopo. Senz'altro. Ci vediamo dopo.